Parcheggio della stazione unica di Camerlata slitta per l'ennesima volta l'apertura dell'area di sosta prevista per giugno. Un anno dopo l'inaugurazione del nuovo scalo ferroviario era il 13 giugno dello scorso anno, a oggi si continua a lavorare al parcheggio ma manca ancora una data certa per l'apertura. Le previsioni dell'amministrazione comunale uscente sull'apertura della nuova area di sosta sono di fatto cambiate ogni mese. In questo momento la ditta incaricata degli interventi sta ultimando i lavori agli impianti di irrigazione finendo una parte della pista ciclabile. Si lavora anche sulla viabilità in ingresso e in uscita dal parcheggio. Condizioni meteo permettendo, fanno sapere dal comune, anche se occorre specificare che quest'ultimo inverno e primavera ha piovuto pochissimo e se non si verificheranno nuovi rallentamenti e rinvii, in parte dovuti anche alla carenza di materie prime, la nuova area di sosta della stazione potrebbe aprire al pubblico il prossimo mese, a luglio quindi. Si parla di poco meno di 300 posti auto, 290 per la precisione. Se non subentreranno altri intoppi, dunque, in base alle ultime informazioni, l'area di sosta sarà pronta per luglio. In questi mesi intanto si sono susseguite le polemiche e soprattutto i disagi provocati dalla carenza di posteggi nella zona. Con l'ampliamento dello snodo era infatti previsto l'aumento degli spazi per le auto a servizio di pendolari e viaggiatori, oltre che del personale di servizio. Ad oggi però i cittadini sono ancora in attesa che la promessa venga mantenuta, un pasticcio che si spera possa essere risolta a breve.